Un partecipante, ma sei tu? Vedi che sei tu? Vedi che non ho messo il numero partecipante. Due partecipanti, okay. Che probabilmente okay, il vediamo un PC sotto. Se tu riesci a mandargli... Ah, il tuo PC sotto questo. Che è rimasto... Vedi, guarda che funziona. Sì, sì, lo... Aspettare qualche minuto. Allora, buongiorno ragazzi, il problema è stato risolto, sembrerebbe quindi che attraverso il link che vi ho inviato io sulla piattaforma Moodle potete tranquillamente accedere all'evento. Vedo che al momento siete solamente 28, mando un attimo una mail, adesso siete arrivati a 41, mando un attimo una mail alla piattaforma, tramite la piattaforma Moodle e poi cominciamo. Bene ragazzi, possiamo spegnere, se andiamo così meno in carcere. Comincerei questa lezione seguendo la richiesta che mi ha fatto uno di voi ieri vorrei quindi affrontare con voi la risoluzione dell'esercizio che vi avevo inviato la scorsa settimana. Quindi adesso vado a prendere l'esercizio nel file Word. Allora, dobbiamo condividere il file, è questo. Si capisce perché non me lo fa condividere. Fare ai ai ai, allora chiudiamo un attimo il
Word, chiudiamo tutto, scusatemi. Qui le cose sono sempre più complicate di quello che sembra. Andiamo ad aprire il file. Vediamo se poi me lo fa condividere. Certo. Andiamo qui. Facciamo, condividi, prendiamo l'esercizio, no, non me lo fa, ai ai ai, vabbè ragazzi, ah no, ecco, adesso dovrebbe fare, invia live, perfetto, no, questo, ok, invia live. Oh, dovreste vedere finalmente l'esercizio sul quale io vado adesso a lavorare e spero che quello che riuscirete a che io inizio a fare sul foglio voi dovreste riuscire a vederlo. Vediamo un po' se è così. Ok, sembrerebbe proprio che vada bene adesso. Quindi ritorniamo sul mio file. Perfetto. Leggiamo insieme l'esercizio che riguarda una delle possibili applicazioni del teorema di impossibilità di Arrow. È un esercizio molto standard rispetto ai testi di esame che sono solito assegnare. Che cosa c'è scritto? C'è scritto: ipotizzate di trovarvi in una situazione in cui siete in presenza di una esternalità negativa produttore-produttore in una società con quattro gruppi di interesse. Chiaramente questo esercizio introduce un contesto che va ancora chiarito. Prendiamo in considerazione però al momento semplicemente il fatto che un'esternalità negativa rappresenta una situazione di inquinamento. In questo caso fra due produttori, per cui possiamo immaginare che vi è una fabbrica che inquina a valle un'impresa agricola. In una società con quattro gruppi di interesse, quindi abbiamo quattro partiti, il partito alfa, il partito beta, il partito gamma e il partito delta. Si può scegliere fra risolvere il problema ricorrendo a un'alternativa A. Fondiamo le due imprese che inquinano, per cui quella che inquina a questo punto non ha più interesse a fare profitti inquinando l'area legata all'agricoltura che viene gestita da lei stessa. B, introducendo un'imposta sull'inquinamento, una imposta piguviana che spiegheremo meglio la prossima settimana in cosa consiste, ma sostanzialmente è una imposta che è commisurata alla quantità di inquinamento riferibile alle quantità prodotte nella gestione caratteristica. Oppure C, creando un mercato dei diritti di inquinamento. Anche questo sarà più chiaro la prossima settimana, ma è un caso in cui si stabilisce che una delle due parti ha il diritto sulle quote di inquinamento e può venderla all'altra. Okay? La struttura delle preferenze è la seguente, che voi conoscete molto bene. Sostanzialmente analoga a quella che abbiamo visto ieri in una situazione di presenza del paradosso di Condorcet. Come vedete abbiamo 18 individui che votano il partito alfa, 10 il partito beta, 7 il partito gamma, 8 il partito delta, ciascun partito ha i suoi programmi che sono rappresentabili attraverso l'ordinamento delle preferenze
sottostante, per cui ACB per il partito alfa, BCA per il partito beta, BAC per il partito gamma e CBA per il partito delta. Vi si chiede quale meccanismo di votazione garantisce che la società scelga l'alternativa B e quale assioma del teorema di Harrow viene violato in tal caso. Chiaramente nella mia idea, questo esercizio serviva perché voi potevate assumere confidenza con le diverse applicazioni dei principi di voto che abbiamo visto, che sono presenti nel vostro libro di testo. Il primo che potreste applicare è quello legato al voto a maggioranza su coppie di alternative, no? Per cui potremmo prima di tutto confrontare, magari qui per farvi vedere meglio, abbiamo visuale. Confrontiamo A prima di tutto con B, okay, poi vediamo che succede. Poi confrontiamo A con C. E poi confrontiamo, scusate, B con C. Sono cose che abbiamo visto già ieri, quindi andiamo a vedere che cosa succede. Il confronto fra A con B significa che A ha 18 punti dati dal partito alfa e basta perché è sempre sotto B in tutti gli altri. Quindi A a 18 punti e gli altri vanno a B, quindi 10 più 7 più 8 fa ovviamente 25. Quindi il risultato a cui si giunge in questo caso è che B è preferito ad A. Facciamo il confronto A con C. A c'ha 18. A questo punto abbiamo 10 che vanno a C, A ne ha altri 7, quindi andiamo a 25, e C ne ha altri 8, quindi abbiamo 25 versus 10 più 8. Vedete, qui C sta sopra A e qui ci sta sopra A, e sono gli unici due. Quindi abbiamo di nuovo un 25 che va ad A e un 18 che va a C, ciò implica che il risultato che otteniamo è che A viene preferito a C. A questo punto ci rimane l'ultimo confronto. Abbiamo che C è preferito a B nel partito alfa, quindi 18 punti vanno a C. Poi abbiamo che B è preferito a C nel partito beta, quindi a B vanno 10 punti, nel partito gamma a B vanno altri 7 punti e nel partito delta i punti vanno a C, quindi C ha i 18 punti di alfa più gli 8 punti di delta. Questo significa che qui abbiamo 26 a 17 e quindi abbiamo che C è preferito a B. Se aggreghiamo questi risultati, otteniamo B è preferito ad A. Questo, ripetiamo, è il primo tentativo che facciamo, cioè il criterio a maggioranza su coppie di alternative, o se che si chiama anche criterio di Condorcet. B è preferito ad A, A è preferito a C e C però è preferito a B. Quindi questa situazione qui è una situazione di ciclicità o paradosso di Condorcet. Quindi non è questo il criterio che possiamo applicare. Ok? Chiaro che se seguite questa strada, voi potete dire, posso far vincere, posso verificare
l'alternativa B vince una volta che mettiamo fuori legge A, cioè applichiamo l'unimodalità delle preferenze. Vediamo che cosa succede applicando la restrizione che vieta, ve lo ripeto, la prossimità nei primi due posti in classifica fra le alternative estreme A e C. Ok? Quindi introduzione della restrizione unimodale. Beh, in questo caso voi avete messo fuori legge il partito alfa. Non ipotizziamo che queste 18 persone quindi vadano fuori gioco, cioè non possano più esprimere il loro voto. Comporterebbe quindi che il voto venisse espresso solamente tra il partito beta, il partito gamma e il partito delta. Quindi a questo punto vediamo che cosa succede in questo modo. Esplicitiamo qui che l'introduzione della restrizione unimodale comporta una messa fuori legge del partito alfa, che ipotizziamo si traduca in una impossibile partecipazione al voto dei 18 membri che si riconoscono nel partito alfa. Ok? A questo punto la situazione diventa questa. I confronti fra A e B, sempre applicando il criterio maggioranza su coppie alternative. Confrontiamo A con B, a questo punto otteniamo B c'ha 10 punti, B c'ha 7 punti, vince B, perché B è un chiaro unplay, 17 più 8 è un 25 a 0, quindi implica 0 a 25, che significa che B è preferito ad A. Adesso facciamo A versus C. Okay. Questa cosa viene fuori? Questa è fuori legge. C è preferito ad A, A è preferito a C, C è preferito a A è 18 a 7, quindi 7 punti per A versus 18 per C. Questo implica che C è preferito ad A. A questo punto facciamo B versus C, sempre nel nuovo contesto, questo è fuori legge, 10 punti a B, 7 punti a B e 8 punti a C, 17 a 8. 17 a 8. Questo significa che B è preferito a C. Andiamo ad aggregare questi risultati. Abbiamo B preferito ad A. Ok. O meglio, possiamo scrivere direttamente B preferito a C, preferito ad A. Questo è già un modo per risolvere il problema. Quindi la vostra risposta in questo caso sarebbe: applichiamo la maggioranza su coppie alternative, però introducendo la restrizione unimodale. Questo fa sì che i risultati siano privi di una ciclicità logica e che B quindi è Condorcet winner. Però l'esercizio vi chiedeva anche, no? Qual è l'assioma del teorema di Haro che viene violato in tal caso? Beh, in questo caso viene però violato l'assioma l'assioma U del dominio non ristretto, perché stiamo impedendo ai cittadini di esprimere un particolare ordinamento delle preferenze. Quindi stiamo imponendo a questi cittadini di ragionare solamente
su ordinamenti che impediscono la prossimità tra il primo e il secondo posto delle due scelte estreme. Questo viola uno degli assiomi di Arrow. Un modo più rapido per risolvere questo problema, individuando B come vincitore, balza agli occhi ed è quello dell'applicazione della regola di maggioranza semplice. Ricordate che nella regola di maggioranza semplice si prendeva solo in considerazione la prima riga della tabellina, cioè che esprime le preferenze, cioè ci si mettono le preferenze in alternativa tutte insieme. E si va a scegliere l'alternativa che ha più voti. Voi direte: ma se facciamo così, abbiamo che A ha 18 voti, B ne ha 10 più 7, 17 e C8, quindi vincerebbe A. Certo, però se andiamo ad introdurre il doppio turno, le cose cambiano perché nel doppio turno si qualificano solamente A e B alla seconda tornata elettorale e gli individui che si riconoscevano nel partito Delta vanno ad operare una scelta di second best, per cui non potendo più votare un partito che mette l'alternativa C al primo posto, si muoveranno sulla scelta in cui è B, che è la loro seconda scelta, che viene preferita ad A. Per cui questi 8 voti si distribuirebbero fra il partito beta e il partito gamma, e l'alternativa che vincerebbe al secondo turno sarebbe B, 10 più 7 più 8. Quindi, un altro modo per risolvere questo esercizio è l'applicazione del criterio della maggioranza semplice con doppio turno. Infatti, al primo turno la classifica è la seguente: A 18, B 10 più 7, C 8. Al secondo turno si qualificano solo le prime due, ma gli individui che avrebbero votato il partito Delta, visto che la loro seconda scelta è B, confluiranno o nel partito gamma o nel partito beta. Probabilmente questi confluiranno nel partito beta, perché vedete, il partito beta B al primo posto e C al secondo. Questo però in ogni caso conduce a una nuova classifica, sarà allora A 18 punti e B 10 più 7 più 8, e quindi vince B. B è vincente. Cosa però con questo criterio violiamo? Si viola in questo caso la proprietà di completezza degli ordinamenti, okay? Che non fa parte dei quattro assiomi, ma delle due proprietà che comunque devono essere preservate perché il teorema di Arrow sia valido, cioè la completezza e la transitività. Come vedete, il criterio di maggioranza semplice non considera semplicemente al primo turno la prima alternativa espressa dai diversi partiti politici, al secondo turno si prende in considerazione solo le prime due alternative. Anzi, le prime due alternative vengono prese in considerazione fondamentalmente solamente dagli individui che si erano riconosciuti nel partito Delta. Quindi non palesiamo l'ordinamento completo delle preferenze. Ok?
Chiaramente potremmo continuare a verificare se B viene a essere scelta anche applicando il metodo di Bordat, oppure, altra cosa abbastanza semplice, il confronto su coppie d'alternative con l'eliminazione dell'alternativa che ha meno voti, cioè quello che possiamo definire il metodo del torneo, che dipende dal tipo di ordine che viene stabilito da chi ha il potere di agenda. Anche in quel caso c'è una circostanza che conduce immediatamente alla vittoria di B. In un compito non c'è bisogno che applichiate tutti quanti i metodi, ma basta che ragionate bene e poi mi date la risposta rispetto a uno dei metodi che fa vincere B. Ok? Quindi questo era l'esercizio che vi avevo assegnato e spero che in questo modo siate soddisfatti. Allora, ritorniamo. Ok, mi vedete adesso? Ci sono domande? Vediamo se va la chat. Meno uno di voi mi scriva se non ha domande, no, così verifichiamo se la chat funziona. Vediamo un po', qualcuno mi sta mandando delle mail. Segnalarmi altri problemi, non mi pare. Ok. Possiamo verificare. Potete scrivermi qualcosa in chat per verificare se funziona? Io vi ho appena mandato un messaggio, ci sono domande. Devo supporre che la chat non stia funzionando. Pazienza, rimaniamo sempre d'accordo che laddove avete dei dubbi mi scrivete per email e poi io vi rispondo con una mail collettiva nella piattaforma. Andiamo quindi avanti nel nostro ragionamento. Io adesso caricherò le slide PowerPoint. Cercherò di mettermi in condizioni che voi le possiate vedere, però fatemi la cortesia di perfetto, no. Mannaggia la miseria, questo. Dicevo, fatemi la cortesia di aprire comunque il file PowerPoint della lezione 5, che è quella che stiamo andando a prendere. Chiudiamo qua tutto. Questa cosa qua, chiudiamo questa cosa qua, rifacciamo, riapriamo Microsoft PowerPoint, apriamo il nostro file, lezione 5. A questo punto, in teoria, basterebbe che io facessi condividi. E mi dovrebbe vedere il PowerPoint, ma così non è, mi vede invece Word. Allora, usciamo da Word, facciamo indietro, rifacciamo condividi. E non mi dà la possibilità. Ai ai ai.
richiudiamo PowerPoint. Scusatemi, ma okay, c'è una domanda intanto. No, mi dicono che mi dovrebbe essere arrivata una domanda sulla chat, ma non mi pare che mi sia arrivata, no, mi dispiace. Mandatemele direttamente via mail. Io, visto che non sembra funzionare neanche la condivisione del PowerPoint, purtroppo, vi prego di andare ad aprire il PowerPoint stesso che vi ho inviato e ecco, faccio un ultimo tentativo, se no voi ve lo seguite dal file e vi dico ogni volta quali sono le slide che sto vedendo. Ci va un po' così. Ok. Apro in questa maniera, lezione 5, l'apro così, questo lo chiudiamo, questo lo apriamo così, adesso facciamo condividi, no, non manco per niente. Vabbè ragazzi, mi spiace. Andate ad aprire quindi il file PowerPoint e vi quello che vedete nella prima slide, oltre a cioè, è un ripasso dell'enunciato del teorema dell'impossibilità di Arrow su cui vado avanti ed un riassunto di uno degli insegnamenti in particolar modo rilevanti della nostra lezione, è il fatto che è solo attraverso l'esplicitazione di giudizi di valore o equitativi che è possibile a questo punto pervenire a un ordinamento sociale delle preferenze. Nella slide successiva vedete un piano cartesiano, che è il nostro solito piano cartesiano, in cui abbiamo nell'asse verticale il livello di utilità riferito al gruppo di individui 2. Nell'asse orizzontale abbiamo il livello di utilità riferito al gruppo di individui 1. Per riuscire a confrontare tra di loro diversi punti di ottimo sociale che rispondono a diversi criteri di valore, ho disegnato una frontiera delle utilità possibili, che è quella che vedete rossa, in rosso, che ha una strana forma. Ok, alle domande poi rispondo dopo, non rispondo per iscritto come ho fatto ieri. Ha una strana forma che è solamente funzionale però ai confronti tra diversi criteri filosofici. Allora, come vedete, qui abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5 diversi punti di ottimo sociale, ciascuno rispondente a diversi criteri riferibili a giudizi di valore o a giudizi equitativi. Innanzitutto vi dico che cosa rappresentano le lettere che individuano i diversi punti di equilibrio di ottimo sociale. Allora, la prima lettera, che è la lettera N, sta per punto di ottimo sociale di Nozick. Il secondo punto, che è il punto P, rappresenta il punto di ottimo sociale che presuppone un miglioramento paretiano, sempre però in un contesto di filosofia politica come quella di Robert Nozick, che viene ad essere ricordato come il filosofo che introduce l'idea di stato minimo, e
Successivo punto B invece rappresenta il punto di ottimo sociale secondo la filosofia dell'utilitarismo alla Bentham. Il punto R rappresenta il punto di ottimo sociale secondo la filosofia del filosofo Rawls e il punto invece E rappresenta il punto di ottimo sociale secondo la filosofia tipica dell'egualitarismo. Cominciamo esattamente dal punto E, che è quello, diciamo, di più facile spiegazione. Che cos'è l'egualitarismo? È una filosofia sociale e politica che ritroviamo, per esempio, anche nel socialismo e nello stesso comunismo, che prevede che l'obiettivo dal punto di vista dei giudizi di valore dovrebbe essere quello di garantire una distribuzione equa del benessere sociale. Cosa significa in un contesto come questo? Significa che il punto E si trova lungo la bisettrice del quadrante disegnabile in un piano cartesiano in cui rappresentiamo nei due assi cartesiani i livelli di utilità riferibili a gruppi di individui diversi. Perché lungo la bisettrice abbiamo sempre equidistanza tra i valori dell'asse verticale e i valori dell'asse orizzontale. Per cui nel punto E, U2 ed U1 sono uguali. Il livello di utilità espressa, ottenuta in quel punto dal gruppo di individui 2 è uguale al livello di utilità ottenuta dal gruppo di individuo 1. Se consideriamo, come avviene per esempio nella filosofia politica socialista, i due gruppi di interesse come la classe sociale dei lavoratori e la classe sociale dei capitalisti, abbiamo che l'utilità dei capitalisti che è uguale all'utilità dei lavoratori. Quindi le classi sociali in una prospettiva egualitaria hanno esattamente la stessa utilità. Questo significa che anche dal punto di vista della funzione di benessere sociale, noi potremmo dire che il punto E rappresenta quel punto in cui la frontiera delle utilità possibili, cioè il luogo geometrico di tutti i punti pareti efficienti, soddisfa una funzione di benessere sociale tale che U1 è uguale ad U2. Dall'altra parte noi troviamo il punto N. Ora, il punto N, dal nome del filosofo Robert Nozick, e in particolar modo dalle tesi che Robert Nozick illustra in un'opera passata alla storia, scritta nel 1974, che si intitola Anarchia, Stato ed Utopia, indica una situazione in cui non c'è alcuna avversione sociale alla disuguaglianza. Come vedete nel punto N, il livello delle utilità riferibili al gruppo di interesse descritto da U2 è molto più alto dal livello di utilità descrivibile sull'asse orizzontale e riferibile al gruppo di individui che abbiamo descritto con U1. Per cui in N si ritiene che non esiste alcuna avversione sociale alla disuguaglianza e che la distribuzione iniziale sia legittimamente conseguita. Quindi le azioni redistributive attuabili dall'autorità pubblica non hanno alcuna giustificazione giuridica, perché i livelli di utilità di fatto non devono essere modificati, almeno per quanto riguarda la sfera di competenza dell'autorità pubblica. Perché allora è possibile un miglioramento paretiano? Perché
vi può essere un interesse che viene gestito semplicemente dal mercato, con un intervento dello Stato che è minimo, cioè quello lì di far rispettare le leggi vigenti, in cui il gruppo di individui 2 scambia con il gruppo di individui descritti da U1, perché come vedete il segmento della frontiera delle utilità possibili che collega N a P, fino a P è crescente. Okay? Fino a P quindi conviene sia ad U2 che ad U, che a, conviene sia agli individui di tipo 2 che agli individui di tipo 1 effettuare degli scambi. Ma da P in avanti questi scambi tenderebbero a non garantire più al gruppo di individui 2 un miglioramento. Per cui tutto ciò che avvenisse dopo il punto P non sarebbe più rispettoso della filosofia sociale prevista da Robert Nozick. Qualche nota più specifica sulla filosofia sociale di Robert Nozick. Innanzitutto, come chiariremo meglio dopo quando parleremo di Rawls, il libro di Nozick, Anarchia, Stato ed Utopia, nasce come critica proprio alle teorie di Rawls. Vi anticipo solamente che le teorie di Rawls si fondano proprio invece sull'idea che lo Stato deve intervenire ogni volta che un gruppo di individui si trova in una situazione di utilità troppo lontana dal gruppo di individui che sta meglio. Okay? Per cui, come vedremo a breve, il principio politico insito nella filosofia di Rawls prevede la massimizzazione dei livelli minimi di utilità, prevede l'applicazione di un principio del max min. Nozick scrive proprio in opposizione a Rawls e la sua opera tematizza il concetto di giusta proprietà. Il possesso della proprietà è giusto se rispetta tre condizioni. 1. Giustizia nell'acquisizione, cioè valida acquisizione originaria da parte di qualcuno di cose non possedute da nessuno o tramite donazione. Principio 2. Giustizia nei trasferimenti, cioè valido passaggio della proprietà da individuo a individuo, fondato cioè su uno scambio volontario e non imposto violentemente o in modo fraudolento. Principio 3. La giustizia nel possesso della proprietà è storica, cioè dipende dalla correttezza dei vari trasferimenti che la proprietà ha subito a partire dalla validità dell'acquisizione originaria. Capite bene che in questa prospettiva, che è molto legata ai formalismi che definiscono i passaggi di proprietà, l'acquisizione delle terre che tradizionalmente erano terre comuni in cui vivevano le popolazioni americane prima dell'arrivo degli europei negli Stati Uniti, è legittima. Quindi il fatto che le popolazioni degli indiani d'America siano state decimate e che l'ottica occidentale di attribuzione di un diritto di proprietà abbia semplicemente demolito una logica di gestione delle terre in cui non vigeva alcun diritto di proprietà, ma vigeva una visione del mondo che riconosceva al concetto di res communis una fondatezza logica, quindi questo meccanismo di esproprio viene assolutamente considerato legittimo da Nozick. E in qualche modo la storia comincia solo dopo che il diritto privato è entrato nella organizzazione della società. È molto interessante
il valore che Nozick dà alla parola utopia. Per Nozick l'utopia è una struttura per la libertà che superi sia l'anarchia, cioè un ipotetico stato di natura, per Nozick, sia lo stato pianificatore che obbligherebbe qualcuno a fare sacrifici per aiutare gli altri. Quello che quindi per Nozick è legittimo è semplicemente un'utopia della libertà che prevede però uno stato minimo e che dal punto di vista proprio geometrico, analitico, va a coincidere con il punto in cui al massimo può, per il punto in cui viene sostanzialmente riconosciuta al massimo la condizione stabilita dalla lettera P, in cui dallo stato originario, quello stabilito dalla lettera N, c'è semplicemente un miglioramento che coinvolge entrambi i due gruppi di interesse. Non viene minimamente scalfito il diritto di proprietà dei soggetti che nel punto zero si trovano a beneficiare maggiormente della distribuzione della ricchezza. Il punto B rappresenta invece la filosofia di Jeremy Bentham. Jeremy Bentham è un filosofo che vive tra il 1700 e 1800, nasce nel 1748 e muore nel 1832 in Inghilterra ed è uno dei padri dell'utilitarismo. Secondo l'utilitarismo di Bentham, la felicità umana dipende dal punto di vista sociale dalla somma delle singole utilità. Per cui ogni miglioramento di uno degli individui che abitano la società, ogni miglioramento misurabile in termini di utilità, migliora l'utilità sociale, perché l'etica viene definita da Bentham come l'arte di dirigere le azioni degli uomini verso la produzione della maggiore quantità possibile di felicità. Ciò però significa anche che se ci muoviamo in un contesto in cui abbiamo un sovrano ricchissimo, come per esempio accadeva ancora nell'Ottocento negli stati che venivano controllati dalla Gran Bretagna come colonie. Prendiamo in India, abbiamo una casta di sovrani in cui c'è il sovrano che viene riconosciuto dal colonizzatore come colui che deve gestire il paese, che è ricchissimo, e la maggior parte della popolazione che invece è molto povera. Se il sovrano arricchisce ulteriormente la sua ricchezza, e questa ricchezza viene tradotta in un incremento dell'utilità del sovrano, che per esempio è il doppio di quella precedente, e questo avviene in un contesto in cui tutti quanti gli altri individui perdono un pochino della loro utilità, ma la somma delle loro utili dell'utilità persa non compensa l'incremento di utilità ottenuto dal sovrano. Allora, dal punto di vista sociale, per Bentham, anche se abbiamo avuto in realtà un solo arricchimento, ma tanti impoverimenti, in questo contesto comunque ci troveremo di fronte a un miglioramento dal punto di vista dell'ottimo sociale. Questo significa anche che ci troviamo di fronte a una relazione fra i gruppi di utilità degli individui, fra i gruppi di individui in cui abbiamo la descrizione dell'utilità U2 e dell'utilità U1 nel nostro grafico, in cui i due gruppi di individui, diciamo i ricchi e i poveri, sono considerati perfetti sostituti. Ed è per questo che nella slide che stiamo vedendo, la curva di livello che va ad individuare il punto di ottimo sociale secondo Bentham nella tangenza
tra questa curva di livello e la frontiera delle utilità possibili è una, che vedete, quella curva tratteggiata giallo-oro, è una linea retta. Se voi andate a rivedere le vostre lezioni di microeconomia, riscoprirete che le linee di indifferenza che descrivono i beni perfetti sostituti sono rappresentate da tante rette tra di loro parallele. In questo contesto ci troviamo di fronte a qualcosa di analogo. Siccome U2 e U1 vengono considerati perfetti sostituti, la funzione di benessere sociale bentamiana è una funzione tale per cui viene massimizzata la somma tra U2 e U1. Quindi è una funzione di benessere sociale che si può descrivere come una funzione tale che W, cioè il benessere sociale, è uguale alla somma fra U2 e U1. Il che significa che abbiamo delle curve di livello che sono tra di loro rette, che quindi la nostra figura non avrà più una immagine tridimensionale a panettone, ma somiglierà di più a una specie di muro liscio che continua a salire verso l'alto. Di tutta altra ispirazione filosofica è Rawls. Come vedete, Rawls si trova il punto di Rawls di ottimo sociale, si trova in un punto in cui la tangenza tra la frontiera delle utilità possibili e le curve di livello della funzione di benessere sociale rawlsiana è data da una mappa di curve di livello ad angolo. E queste curve di livello ad angolo hanno un angolo a 45 gradi. Un angolo a 45 gradi, dicevamo, che viene a formarsi esattamente con la bisettrice, cioè con quel punto del piano in cui l'utilità di 1 è uguale all'utilità di 2. Anche qui può essere utile ricordare la mappa di curve di indifferenza di una coppia di particolari beni che avete studiato in microeconomia, che sono i beni perfetti complementi. Esattamente come accadeva nel contesto microeconomico della teoria del consumatore, qui ci troviamo di fronte a individui che sono considerati perfetti complementi. Cioè, per Rawls, ciò che è importante è che gli individui che stanno peggio stiano meglio. Per cui, a differenza di Nozick, l'intervento dello Stato dal punto di vista della distribuzione delle ricchezze è più che giustificato. Una società giusta deve praticare, secondo Rawls, il principio di riparazione, secondo il quale, se si vuole assicurare a tutti un'effettiva uguaglianza di opportunità, la società deve prestare maggiore attenzione a coloro che sono nati con meno doti o in posizioni sociali meno favorevoli. Cioè l'idea, scrive Rawls, è quella di riparare i torti dovuti al caso in direzione dell'uguaglianza. Per ottenere questo obiettivo dovrebbero essere impiegate maggiori risorse, soprattutto nella istruzione dei meno intelligenti, invece che in quella dei più dotati, almeno in un determinato periodo della vita, quello dei primi anni di scuola. Il principio di differenza viene da Rawls collegato alla regola che prima vi avevo introdotto, la regola del maximin, in base alla quale bisogna migliorare il più possibile la situazione di coloro che stanno peggio. Con un'altra formulazione, sempre con le parole di Rawls, le ineguaglianze sono ammesse quando massimizzano o almeno contribuiscono a migliorare le aspettative di lungo periodo del gruppo meno fortunato della società. Possiamo associare quindi, ancora Rawls, alle tradizionali idee di libertà, fraternità ed eguaglianza, l'interpretazione democratica dei due principi di giustizia nel modo che segue.
La libertà corrisponde al primo principio, l'eguaglianza all'idea di eguaglianza del primo principio unita all'eguaglianza di equa opportunità. E la fraternità corrisponde esattamente per Rawls al principio di differenza, cioè quel principio che stabilisce il riconoscimento del fatto che ci sono soggetti più sfortunati di noi. Ed è per questo che quindi la funzione di benessere sociale per Rawls, che si ispira al dettato di Rawls, è quella funzione W tale che viene massimizzato il minimo fra U2 ed U1. Possiamo scriverla proprio come W uguale max aperta max min aperta parentesi U2 virgola U1, chiusa la parentesi. Questo significa anche che nella scelta delle politiche redistributive, quelle politiche che vengono messe in campo per cercare di migliorare le dotazioni iniziali, e quindi nella costruzione dei giudizi di valore, dei giudizi equitativi, il legislatore deve agire con un velo di ignoranza, scrive Rawls nel suo libro più importante contro cui si scaglierà Nozick. Il suo libro si chiama A Theory of Justice, una teoria della giustizia, ed è scritto nel 1971, 3 anni prima del testo di Nozick. Il velo dell'ignoranza di Rawls è esattamente quella situazione in cui non sappiamo come sarà il nostro futuro e per cui è razionale immaginare che è possibile trovarsi nella situazione peggiore in termini di redistribuzione delle ricchezze e costruire quindi un intervento pubblico funzionale alla massimizzazione di chi sta peggio, alla massimizzazione del minimo fra U2 e U1. Quindi la funzione di benessere sociale è una funzione in cui vi è una complementarietà fra gli individui più fortunati e gli individui più sfortunati, quindi le curve di livello sono curve ad angolo, ad L, il cui vertice sta nella bisettrice del primo quadrante e dal punto di vista tridimensionale somiglieranno a una sorta di ziggurat. Ok? Bene. Qualche considerazione la voglio fare sull'altro approccio teorico che ieri vi ho introdotto. Questo approccio teorico, vi ricordo, intanto riproviamo che non si sa mai niente. Secondo me il problema, ragazzi, dipende fondamentalmente dal fatto che questo programma è un programma Microsoft e io sto lavorando con un Mac. Però siccome il problema persiste e io non posso lavorare su un altro computer, probabilmente dipende anche dal sovraccarico di tutte quante le lezioni che stiamo trasmettendo in questi giorni. La cosa che continuerò a fare è mettervi a disposizione le slide prima, di modo tale che voi potete aprire sul computer le slide, tanto non vi perdete niente se non vedete la mia immagine, mi ascoltate e andate avanti. Ora, per cui ci troviamo di fronte ad una slide, dopo quella del grande grafico con i quattro, scusatemi, con i cinque punti di ottimo sociale che si ispirano a quattro filosofie diverse, perché il punto P non è altro che la dimostrazione del margine di contrattazione possibile nella filosofia dello stato minimo di Nozick. Diciamo qualche cosa a proposito dell'approccio della public choice. Vi ricordate che ieri io vi ho segnalato che la nostra analisi della funzione di benessere sociale svolta da Arrow nel 1951, quindi il teorema di impossibilità di Arrow, può essere interpretato in modi diversi, o può essere interpretato come un fallimento completo che ci obbliga a non considerare la possibilità di fondare
la teoria della politica economica su una teoria della social choice, oppure può essere preso in considerazione come un invito analogo a quello presente nel secondo teorema dell'economia del benessere, a cercare di fare del nostro meglio nella consapevolezza che non esiste nessuna regola di voto che garantisce in tutto e per tutto gli assiomi che descriverebbero una società democratica. Okay? Questa seconda strada è quella presa da Sen, che non andiamo a intraprendere e su cui forse qualche cosa vi verrà detto se sceglierete il corso di economia pubblica. L'altra strada invece è quella presa dall'approccio della public choice, che quindi dice mettiamo completamente da parte l'approccio di social choice, non esiste nessuna funzione di benessere sociale, cioè non esiste nessun policy maker che si comporta per massimizzare il benessere sociale. Dobbiamo prendere in considerazione in realtà l'idea che i policy maker sono degli agenti razionali ma egoisti che fanno il loro interesse. Questo ci dà la possibilità di descrivere un piccolo modellino che trovate nel vostro libro di testo, in realtà è un piccolo grafico, un semplice grafico, che si deve all'interpretazione che James Buchanan dà di un lavoro di un economista che scrive all'inizio del Novecento, che forse avete trovato illustrato nel corso di storia del pensiero economico. Questo pensatore è un pensatore svedese, si chiama Knut Wicksell. Sono abbastanza certo che il professor Bellofiore, nel corso delle sue lezioni di storia del pensiero economico, si sia riferito a Wicksell per quanto riguarda i contributi che ha dato alla teoria monetaria, in particolar modo alla teoria del credito, ma Wicksell ha dato anche importanti contributi all'economia pubblica e alla politica economica. Uno di questi contributi riguarda il cosiddetto principio di unanimità, che conduce in realtà a identificare la necessità di pervenire in una situazione in cui si deve votare tra diverse alternative ad una maggioranza qualificata. Nel vostro libro di testo viene introdotto con queste parole: al termine della sua analisi dell'offerta dei servizi collettivi, Wicksell giunge alla conclusione che solo un sistema di voto che realizza l'unanimità può essere rispettoso del principio di Pareto, in quanto l'esito del voto non comporta un danno per nessuno dei partecipanti. Naturalmente Wicksell era consapevole della difficoltà di poter raggiungere decisione all'unanimità e pertanto la sua proposta è quella di assumere come criterio decisionale un metodo di voto che imponga una unanimità relativa, vale a dire una maggioranza qualificata. E qual è il modo in cui però si può calcolare la maggioranza qualificata? Ipotizziamo di dover votare dei singoli progetti fiscali cui corrispondono delle imposte di scopo, per cui ipotizziamo che le alternative siano date dalla costruzione, non so, di un ospedale o di una scuola, e l'imposta di scopo è una nuova imposta che deve essere introdotta per giustificare il progetto fiscale, no? Più che altro in questo caso la voce di bilancio che viene introdotta. Questo ci serve per capire che la scelta sarà in qualche modo, cioè ipotizziamo di trovarci in un Parlamento, bisogna trovare una regola di compromesso, una soluzione di compromesso, per esempio dividiamo le due spese un po' per la scuola, un po' per la sanità e comunque le abbiniamo ad un'unica imposta di scopo. E a questo punto diventa: ma in che modo si trova la soluzione di compromesso? Beh, la soluzione di compromesso si raggiunge attraverso una
una discussione, un dibattito pubblico. Ma qual è il modo di ragionare del policy maker rispetto all'opportunità di dedicare molto tempo, poco tempo al dibattito pubblico? O meglio, quante sono le persone che dobbiamo coinvolgere per raggiungere, per pervenire alla nostra scelta di compromesso? Ora, il ragionamento viene fatto in forma grafica, quindi vi invito a passare alla prossima slide, introducendo il concetto di costo interno e di costo esterno del voto. Allora, abbiamo rappresentato in un asse cartesiano, in un piano cartesiano, nell'asse verticale il livello dei costi, e nell'asse orizzontale il numero dei soggetti che devono essere coinvolti nella decisione. Ok? Iniziamo a descrivere a questo punto l'andamento di C, che rappresenta i costi esterni. Allora, vedete che C è decrescente al crescere di N, cioè al crescere del numero dei soggetti che noi andiamo a coinvolgere nella nostra scelta. N qui viene in qualche modo normalizzato come una frazione di un numero che al massimo può essere uguale a 1, dove 1 rappresenta la maggioranza, la totalità dei soggetti coinvolti, 0 nessun coinvolgimento dei cittadini, o se preferite dei parlamentari. No? C è decrescente al crescere di N. Perché? Perché ma se noi vogliamo coinvolgere nella nostra decisione tutti quanti i soggetti che sono interessati al nostro procedimento governativo, okay, avremo una situazione in cui non dovremo sopportare costi legati al rispetto della norma che abbiamo stabilito. Sembra abbastanza ragionevole. I costi esterni possono essere rappresentati dai costi che uno Stato sopporta per finanziare la polizia o comunque sia i funzionari pubblici che devono far rispettare una regola. Se la regola a prioristicamente ha visto il coinvolgimento e quindi utopisticamente l'adesione di tutti coloro nei confronti dei quali la regola viene discussa, i costi esterni saranno minimi, addirittura dovrebbero essere nulli. Mentre man mano che riduciamo il numero di soggetti N che sono coinvolti nel processo decisionale, i costi esterni aumentano. In una dittatura in cui l'unico che prende decisioni senza coinvolgere nessuno è un sovrano, i costi esterni sono molto alti. Questo lo riscontriamo anche dal punto di vista empirico, saranno massimi. Questo fa sì quindi che C è massima nel momento in cui N è uguale a 0 ed è 0 nel momento in cui N è al suo valore massimo, che per convenzione qui abbiamo detto essere uguale a 1 dato il nostro processo di normalizzazione. Cosa succede invece quando andiamo ad affrontare i costi interni, cioè quei costi che vengono sopportati per organizzare il meccanismo di decisione, anche in termini di tempo da dedicare all'individuazione di un punto di mezzo, che deve mettere d'accordo i soggetti che coinvolgiamo? Beh, la curva dei costi interni, cioè D, sarà esattamente speculare quasi alla curva dei costi esterni. Come vedete, è crescente al crescere di N.
Perché in una dittatura, cioè in una situazione in cui non coinvolgiamo nessuno nel prendere delle decisioni, i costi di organizzare delle assemblee e il tempo da dedicare a questo ai meccanismi di mediazione è nullo. Quindi questo però nel momento in cui coinvolgiamo sempre un numero superiore di persone, fino al massimo del valore di n, comporta che la crescita dei costi interni sia importante. Per cui, mentre in zero abbiamo costi esterni massimi e costi interni minimi, in uno, cioè il momento in cui coinvolgiamo tutta quanta la cittadinanza, avremo costi esterni minimi e costi interni massimi. A questo punto dovremmo ragionare però sui costi totali. I costi totali sono dati esattamente dalla somma dei costi interni e dei costi esterni. Come si fa a sommare C con D? Beh, semplicemente guardate bene il grafico. Prendiamo in considerazione un livello dell'asse orizzontale che dista 1 cm da zero. Voi vedete che lì avete in concomitanza di questo punto un certo livello della funzione D, cioè il segmentino che va dall'asse orizzontale fino al punto in cui incontrate la funzione D, lo riportate in alto a partire dalla linea C. Quindi andate a riportare questo segmentino sopra il livello di C e farete un primo punto. Poi vi spostate sempre lungo l'asse orizzontale, per esempio a pochi centimetri di distanza da N star. Andate di nuovo a disegnare la distanza che c'è fra l'asse orizzontale e la funzione D, quel segmento lo andate a riportare nel punto sopra in cui incontrate la funzione C e lo riportate in alto. A questo punto avrete un altro punto. Facendo questo ragionamento un numero significativo di volte, otterrete una forma della funzione C più D che somiglia un pochino ad una curva ad U, non è esattamente una U, ed è rappresentata nel grafico da quella funzione che è di colore nero a grassetto. Ora, qual è il punto di minimo di questa funzione? Beh, il punto di minimo di questa funzione è esattamente il punto che ci interessa, cioè il punto che minimizza insieme al massimo i costi interni e i costi esterni. Ed è esattamente quel punto che rappresenta il punto di partenza del segmentino tratteggiato che riportiamo sull'asse orizzontale e che ci dà il valore n star. N star è il nostro valore che realizza il principio di unanimità relativa, o se preferite, la maggioranza qualificata possibile, che rispecchia un ragionamento di minimizzazione dei costi per il policy maker. Questo è uno degli schemi tipici che ritroviamo in un approccio di public choice, che, come vi ho detto ieri, poi può anche avere ha avuto delle evoluzioni, soprattutto per quanto riguarda l'analisi macroeconomica in termini di cicli politici elettorali, perché a seconda della fase in cui ci troviamo, se siamo lontani o se siamo vicini alle scadenze elettorali, la funzione di utilità, o se preferite, la funzione di costo che deve fronteggiare il policy maker può essere diversa. Cioè, nel nostro caso, i costi interni e i costi esterni sono variabili in funzione della prossimità o meno di una scadenza elettorale. Ma quello che mi interessa, diciamo, rispetto alla vostra preparazione, è semplicemente
la comprensione del funzionamento di questo schemino che ritrovate tra l'altro nelle pagine del testo di Bosi, alle pagine 54, 55 e 56. L'ordine in cui trovate gli argomenti nel testo di Bosi è un po' diverso da quello che sto dando io, perché Bosi introduce i problemi di voto dopo che ha spiegato i beni pubblici. Io invece preferisco riferire le questioni inerenti ai voti collegandole immediatamente al concetto di funzione di benessere sociale. Questo schemino, come vedete scorrendo con le slide, è alle basi dell'approccio di public choice che qui non approfondisco ulteriormente. Vi ho riportato semplicemente due frasi tratte da un articolo di James Buchanan del 1983, in cui appunto si riscontra questo approccio nuovo che fa del policy maker un agente egoista. Solo quando il postulato dell'homo economicus relativo al comportamento umano è combinato col paradigma della politica intesa come scambio, una teoria economica della politica emerge dalla disperazione. Questo significa che, siccome i policy maker sono individui razionalmente egoisti, che la Costituzione deve costruire prevedere la costruzione di istituzioni e di regole che limitino l'interesse personale nella politica e lo dirigano verso l'interesse generale. Questo è un concetto che sta alla base, per esempio, di dibattiti importanti che vedremo nel corso delle nostre lezioni e che riguardano la riforma costituzionale che abbiamo avuto qualche anno fa e che ha introdotto il cosiddetto vincolo di pareggio di bilancio nella Costituzione italiana, tra le altre, e che ha previsto la riforma dell'articolo 81 della Costituzione, esattamente in questa logica. Cioè, la logica qual è? Se tu vincoli al pareggio di bilancio i lavori del Parlamento, dovresti in teoria essere certo che il dibattito politico sia meno legato alle scelte che i parlamentari possono prendere nella stesura della legge di bilancio per fare spesa pubblica che non è motivata da altro se non dal favorire gli elettori di quello specifico parlamentare, e il fatto di imporre un vincolo così forte sul bilancio, come quello lì del pareggio di bilancio, minimizzerebbe quindi la possibilità di deficit e rappresenterebbe di per sé un meccanismo di controllo dell'interesse personale dei politici. L'altro caso interessante che vedremo è quello lì del primato di una politica monetaria restrittiva sulla politica fiscale. Se esiste una banca centrale che ha come suo obiettivo il controllo di un certo livello di inflazione, non sarà possibile mettere in campo quelle politiche fiscali, quindi quelle politiche che vengono scelte dal Ministero del Tesoro, ma che vengono anche favorite dall'attività dei parlamentari, esattamente quando discutono la legge di bilancio, che possono creare delle condizioni di perdita dell'obiettivo primario che viene fissato invece in termini di politica monetaria. Tutto questo chiaramente, come vedremo meglio nella prosecuzione delle nostre lezioni, può essere considerato solo in una situazione di pieno impiego delle risorse, cioè, se preferite, in una situazione in cui non vi è una crisi e quindi uno stop della crescita del prodotto interno lordo. Ma ci ritorneremo. A questo punto siamo oramai pronti per passare all'altro grande argomento che dovevamo completare, questo che introdurrò solamente oggi, nei prossimi 10 minuti, e che termineremo la prossima settimana. A questo punto,
Questo argomento riguarda i fallimenti del mercato. Voi vi ricordate che nel corso delle nostre lezioni sull'economia del benessere, le nostre prime lezioni, vi avevo detto che il primo teorema dell'economia del benessere, che stabilisce una condizione sufficiente per pervenire a un punto efficiente secondo Pareto, cioè un punto in cui vige l'efficienza nello scambio, l'efficienza della produzione e l'efficienza della composizione del prodotto, è una situazione immaginabile solo se ci troviamo in assenza di fallimenti del mercato. I fallimenti del mercato, definendo il mercato come il luogo dove si scambiano diritti di proprietà e di uso, sono di diverso tipo. Generalmente sono riconducibili a tre difficoltà. La prima è la difficoltà delle parti a realizzare un accordo potenzialmente vantaggioso. La seconda è la mancanza di controllo pieno sui beni. La terza è la mancanza o l'incompletezza delle informazioni. Queste tre situazioni, più o meno astratte, possono essere meglio comprese alla luce di quattro casi da manuale. Noi ne vedremo solamente due, perché gli altri due verranno approfonditi in altri corsi che vi troverete nella nostra offerta formativa. Questi casi sono i beni pubblici, il monopolio naturale, l'esternalità e le asimmetrie informative. Poche parole intanto per introdurli. Bene, i beni pubblici sono un caso in cui gli agenti si trovano a non avere un controllo pieno sui beni, ma si trovano anche a non avere una completa informazione sul valore che gli agenti economici attribuiscono alla quantità desiderata di quei beni. Vi ho già detto in una delle mie lezioni precedenti che i beni pubblici sono beni che dal punto di vista della teoria economica hanno due proprietà fondamentali. Le due proprietà fondamentali sono la non rivalità nel consumo e la non escludibilità. Un bene o un servizio è rivale, come sono per esempio i beni privati, quando il consumo da parte di un soggetto non può essere condiviso anche da un altro soggetto. Un bene invece è escludibile se può essere regolamentato il suo consumo, vale a dire se è possibile consentirlo ad un soggetto ma impedirlo ad un altro. Un bene che non è rivale e non è escludibile assume le caratteristiche di bene pubblico. Quindi, come ricorda anche il Bosi, notate che il concetto di bene pubblico non ha nulla a che fare di per sé con il fatto che esso viene prodotto o offerto dallo Stato. I suoi connotati riguardano esclusivamente due caratteristiche intrinseche, ok? L'esempio che viene fatto dal Bossi è l'ordinamento giudiziario, che può essere considerato un bene pubblico perché produce un servizio, cioè il rispetto dei diritti, che in una vita associata ha la stessa importanza dell'aria, della vita organica. La giustizia è l'unico esempio di bene pubblico che storicamente sia sempre stato fornito dall'autorità politica. Esattamente questo tipo di esempio ci mostra in modo chiaro che ci troviamo di fronte a un bene che ha la caratteristica di non essere rivale, cioè il fatto di avere uno stato di diritto, che organizza una giustizia in un certo modo, non comporta che il godimento dell'ordinamento giuridico sia limitabile ad alcuni soggetti e ad altri invece no, e d'altro canto non comporta rivalità né comporta escludibilità, perché il consumo
non può essere regolamentato, non deve essere regolamentato di modo tale che sia consentito ad un soggetto e impedito ad altri. Se un magistrato facesse così, violerebbe a sua volta le norme dell'ordinamento giuridico. Altri esempi più comprensibili sono dati dalle risorse naturali. Chiaramente, in un mondo in cui i beni pubblici tendono a logorarsi, emerge poi un problema di congestione del bene pubblico che fa riemergere dalla finestra quello che abbiamo cacciato dalla porta, cioè il problema della rivalità e dell'escludibilità, che andremo ad approfondire a questo punto nella prossima lezione. Prima di concludere la mia lezione voglio comunque darvi le definizioni adeguate anche degli altri fallimenti di mercato per completezza. Allora, il concetto di monopolio naturale è rilevante proprio perché non rappresenta tanto una situazione di mercato in cui vi è semplicemente un operatore che agisce sul mercato impedendo l'accesso ad altri operatori. Questa è la situazione di monopolio che voi avete studiato nel corso di microeconomia. La situazione di monopolio naturale è invece quella tipica di un settore di mercato, se volete, o più settori di mercato che hanno una caratteristica tecnologica particolare. Questa caratteristica tecnologica particolare può essere descritta attraverso la cosiddetta proprietà di subadditività dei costi. Cos'è la subadditività dei costi? È quella proprietà che può essere riferita a un particolare processo di produzione, tale per cui il costo che si sopporta gestendo quella produzione con un unico operatore è inferiore alla somma dei costi di produzione che si avrebbero affidando la gestione di quella produzione a più imprese. Quando questo accade? Beh, accade in tutte le situazioni in cui vi sono delle economie di scala o delle economie di apprendimento o ancora più frequentemente delle economie di rete che generano una situazione in cui i costi medi affrontati dal produttore sono decrescenti nel tratto rilevante della domanda. Quindi ci si trova in una situazione in cui i costi medi sono decrescenti e si trovano sempre al di sopra dei costi marginali, che sono anch'essi decrescenti. E il punto in cui i costi medi e i costi marginali intersecano la domanda è un punto in cui entrambe le funzioni sono ancora decrescenti. Quindi è un punto in cui i costi marginali non hanno ancora tagliato i costi medi e sono diventati crescenti, come accade in situazioni che non sono caratterizzate da un monopolio naturale. La presenza di monopolio naturale comporta quindi la necessità che lo Stato intervenga ad assegnare la gestione di una particolare produzione ad un'unica impresa. E quindi giustificherebbero anche le imprese pubbliche, cioè quelle situazioni in cui lo Stato interviene direttamente nella produzione di particolari attività economiche. Questo è accaduto per anni in settori caratterizzati proprio da la presenza di economie di rete, la telefonia, la gestione dei trasporti, in particolar modo i trasporti ferroviari, l'attribuzione delle frequenze, la radio televisive. Per molto tempo abbiamo avuto dei settori in cui vi era un unico operatore. È chiaro che però nella vostra esperienza quotidiana voi vedete che oggi questi operatori si sono moltiplicati. Per quale motivo?
Per due ordini di ragioni, qui procedo un po' rapidamente. Prima di tutto perché è prevalsa nella posizione degli economisti l'idea che si sarebbe potuto pervenire ad un miglioramento in termini di efficienza laddove si creavano situazioni di concorrenza per il mercato nell'affidamento della gestione della produzione e dell'erogazione dei servizi nei settori caratterizzati da monopolio naturale. Cioè attraverso meccanismi di asta pubblica si sarebbe potuta creare una situazione in cui il prezzo pagato dal consumatore sarebbe stato ancora più basso perché la competizione tra le imprese che si presentavano per avere in affidamento il servizio avrebbe generato ribasso dei prezzi di erogazione del servizio. In realtà questa situazione ha creato quindi la possibilità che pezzi del servizio, non tanto dal punto di vista della produzione, pensate ad esempio all'energia elettrica, la produzione di energia elettrica e la fase di erogazione iniziale del servizio e le infrastrutture del servizio stesso sono ancora proprietà di una impresa a partecipazione statale che è l'Enel, ma le imprese che oggi possono gestire nelle fasi successive l'erogazione del servizio sono messe in competizione tra di loro e sono messe in competizione tra di loro prima anche avendo assegnato la possibilità a queste imprese di entrare attraverso un meccanismo di asta in relazione all'erogazione di pezzi di servizio. Le stesse ferrovie, le infrastrutture, le ferrovie stesse sono ancora di una società statuale, non è che i treni, coloro che gestiscono i rapporti su rotaie sono i proprietari delle infrastrutture. Tuttavia esiste oggi anche nel nostro paese la possibilità di rivolgersi a almeno a due società diverse che conosco io nella gestione del viaggio stesso. Il secondo motivo che ha condotto all'idea che non fosse necessariamente, come dire, la soluzione migliore, quella di assegnare ad un unico soggetto la gestione di un intero processo che aveva le caratteristiche di subadditività dei costi, è l'idea che il progresso tecnologico può far venir meno la caratteristica di subadditività dei costi. E questo, per esempio, è quello che ha spiegato il perché deciso che per quanto riguarda la telefonia o gestione delle frequenze radiotelevisive si sia passati da un monopolista naturale a tante altre imprese. Torniamo a questo punto agli altri due casi di fallimento di mercato. L'esternalità che vedremo è una situazione in cui esiste nella produzione di un servizio o nel consumo di un servizio la presenza o di costi o di ricavi esterni che non vengono contabilizzati dagli agenti che producono il servizio. Di solito si fa sempre molto riferimento a situazioni di inquinamento che sono estremamente comprensibili. L'esternalità negativa è quella che ad esempio caratterizza la relazione fra un produttore che per produrre, non lo so, acciaio, contestualmente però inquina l'ambiente circostante e mette in difficoltà sia i consumatori che altri produttori, per esempio i produttori di beni agroalimentari. Questo tipo di esternalità quindi provoca dei costi esterni sia ai consumatori ma soprattutto alle imprese, perché le imprese che si trovano ad avere dei beni agroalimentari inquinati chiaramente non solo sopportano i costi di produzione legati alle sementi,
ai concimi, alla manodopera, alla distribuzione del bene, ma avranno altri costi che sono legati al fatto che parte della loro produzione dovrà essere buttato via. Dall'altro canto, d'altra parte, esistono anche situazioni di esternalità positiva. Anche qui c'è un esempio di scuola che è rappresentato dalla presenza di un apicoltore vicino a delle serre. L'apicoltore fa il suo mestiere, fa il miele, e però con la presenza della serra vicina genera un'esternalità positiva per lo stesso apicoltore, perché le api è attraverso il nettare dei fiori che riescono a coltivare il miele, ma genera anche un vantaggio per il fioraio vicino, perché la presenza di api favorisce l'impollinazione tra i suoi fiori. E quindi qui abbiamo sostanzialmente delle voci positive del bilancio che non sono contabilizzate, ma che si devono esattamente alla presenza di questa tipologia di esternalità. Infine abbiamo il caso di asimmetrie informative. Ora, il caso di asimmetrie informative è quello che fa sì che la impossibilità di conoscere le caratteristiche dei soggetti ai quali eroghiamo un servizio genera la possibilità che quel servizio non pervenga alle voci di bilancio necessarie alla sua sopravvivenza. Qual è il caso tipico di asimmetria informativa che può giustificare l'intervento dello Stato? Beh, quello che caratterizza, per esempio, le relazioni legate alla salute. Il Servizio Sanitario Nazionale può essere giustificato esattamente come un intervento dello Stato in un contesto in cui la presenza di asimmetrie informative potrebbe generare o il fallimento delle assicurazioni private che non sono in grado di monitorare il vero stato di salute dei soggetti che vengono ad assicurarsi, oppure un crimp skimming, cioè il fatto che le assicurazioni private, laddove esistesse un servizio sanitario non nazionale, ma fatto solamente di assicurazioni private, selezionerebbero solamente quei soggetti che hanno più bassa probabilità di contrarre dei mali. E questo genererebbe quindi che il servizio non verrebbe garantito ad altre tipologie di soggetti. Quindi, in tutti questi casi, la presenza di beni non arrivali non esclusivi, la presenza di subadditività dei costi o di economia di rete, la presenza di costi esterni, la presenza di asimmetrie informative, può essere giustificato per pervenire a un punto efficiente nel senso paretiano, di abbandonare semplicemente l'organizzazione economica fondata sul mercato, prevedendo l'intervento esplicito economico dello Stato o comunque di apparati statali. Su questo io direi che possiamo interrompere la nostra lezione. Riprenderemo quindi esattamente dalla slide numero 12 la nostra lezione futura, in cui concluderemo il nostro discorso sui beni pubblici. Vi invito comunque, sempre per mantenervi allenati, a anticipare alcune delle cose che ci diremo, leggendo semplicemente le pagine che vanno dalla pagina 46 alla pagina 52 del capitolo 1 del libro di testo di Bosi, che potete liberamente scaricare dall'e-learning. Temo che anche la prossima lezione dovrà essere effettuata in questa maniera, per cui tenetevi pronte le slide e semplicemente mi ascoltate mentre io anche le apro, visto che non riesco a condividerle. Temo che anche per la prossima lezione evidentemente non possiamo fare affidamento sulla chat, e questo significa che aspetto le vostre mail per quanto riguarda eventuali dubbi ed eventuali domande, e io risponderò a
attraverso la piattaforma Moodle a tutti quanti con un'unica mail. Vi ringrazio ancora per la vostra attenzione, vi auguro un buon weekend e per coloro che vivono nelle zone che sono state dichiarate zona rossa, forza ragazzi, prima o poi finirà anche questo periodo che ci sta mettendo a dura prova. E ci vediamo quindi mercoledì prossimo, secondo il consueto orario.